Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Nello scorso video ho finalmente completato la True Pacifist ed oggi c'è una sola cosa da fare, ovvero resettare questo mondo e distruggerlo da capo a coda. Diamo un nome all'umano caduto per iniziare la Genocide. Mi sono leggermente informato sul nome che potevo dare all'umano per avere una cosa un pochino più, diciamo, completa e per sbloccare magari qualche piccolo easter egg. Quindi, il nome che andrò a dare all'umano caduto per questa Genocide Run è Kara. C'è chi lo pronuncia Chara, c'è chi lo pronuncia Kara, perché viene appunto da character, quindi finito. Inoltre, sembra che non si possa dare il nome che si è dato nella prima run. Nella run pacifista, ma non so dirvi con certezza se è così. Eccoci qua. Siamo caduti. Bene o male, il gioco sarà sempre lo stesso, a parte qualche dialogo diverso. Per esempio con Flowey è tutto quanto uguale. Non penso ci sia qualche problema se vengo colpito, però. La prima volta non sono stato colpito, quindi non ho mai letto il dialogo. Vediamo qua. Idiota, in questo mondo o uccidi o vieni ucciso. Come potevo lasciarmi sfuggire un'occasione del genere? E qui poi arriva Toriel che ovviamente ci salva. Sì, guarda, ti do una mano. Bellissima. Che mascalzone, torturare una creatura tanto innocente. Non temere, tesoro mio. Toriel. Guarda, io. Allora, la scorsa volta ho detto che Toriel era stanca delle bugie del marito. Intendevo che Asgore aveva detto che quando avrebbe preso un'anima umana sarebbe poi andato nel mondo degli umani. Però la bugia è che nonostante avesse preso più di un'anima, continuava a dire a Toriel che non bastavano, quando in realtà bastavano. Ne bastava solo una e lei lo sapeva benissimo, quindi anche per quello diciamo che ha mentito alla moglie e quindi lei era stanca delle bugie. Però uccideva gli umani così, senza ritegno. Lui voleva andare nel mondo, ma in realtà gli piaceva uccidere gli umani che gli avevano a loro volta ucciso il figlio. Per il momento non possiamo ancora lottare se non con questo manichino. E la prima volta ci abbiamo parlato, mentre ora ci lottiamo. Bene, qui non è ancora partita la Genocide. Ecco, lei mi dice: è meglio se ci parli perché non vogliamo far male a nessuno. E in effetti, uccidere i mostri non è proprio una cosa carina, visto che una volta che li uccidi loro muoiono, la loro anima scompare. Vediamo un po', e se attacco la Croccorana? È morta. Ho ottenuto 10 punti esperienza e 20 oro. Livello aumentato. Ok. Toriel non mi ha detto nulla. Oh, pronti? Allora, se non ricordo male, mi sembra di aver letto che quando si fa la Genocide i puzzle sono tutti quanti aperti. Non mi sono spoilerato granché, però so che alla fine c'è una lotta incredibile contro Sans. Purtroppo, ragazzi, quando ti spoileri le musiche, a volte capita di trovare anche dei video che per quanto puoi evitare, bene o male, dopo 7 anni, insomma, Undertale dovevo giocarlo addirittura 4 anni fa, avevo deciso. Ma poi è andata come è andata. Quindi ora sto a livello 2, ok. Tra l'altro, la lotta con Sans non si attiva se non facciamo una Genocide completa. Ecco, vedi, ancora non è partita la Genocide. Partirà fra poco. E dato che siamo dei monelli che vogliamo uccidere tutti, ci prendiamo tante più caramelle quante vogliamo. Ah, oh, sono cadute, non possiamo più raccoglierle. Accidenti, sono proprio un mascalzone. Sarebbe un vero peccato uccidere anche questa croccorana. Ho sbagliato. Ok.
Ovviamente più l'attacco è centrato, più facciamo danno. Mi sa che ci siamo, eh. Ma non c'è nessuno? Oi oi. Signori miei, ci siamo. Determinazione? Nient'altro? Oi oi. Napstablook non c'è perché l'ho sconfitto. Anche qui non c'è nessuno. Le rane. Non ci sono le rane. Ok, Toriel, tranquilla. Qua c'era qualcosa, sì. Ho donato anche ai ragni, per questo l'inventario pieno. Mi sono messo il fiocco. Così sono più fashion. Bene. Dopo essere stati a casa di Toriel, insomma, aver fatto tutto quanto quello che c'è da fare, è il momento di uscire dalle rovine. C'è solo una soluzione. Dimostrami che hai la forza di sopravvivere. Va bene, Toriel. Però dovrò farlo un po' a malincuore. Wow! L'abbiamo rotta? Oh mio Dio, ma... si è fatta male davvero! Cavoli, mi detesti davvero così tanto? Ora capisco chi proteggevo tenendoti qui. Non tu, ma loro. Quindi lei in teoria proteggeva i mostri da noi e non noi da loro. La Genocide inizia dopo aver ucciso almeno 20 mostri nelle rovine. Una volta uccisa anche Toriel, è ancora revertibile. Ma... ovviamente non vorrò assolutamente annullarla. Non sei davvero un essere umano, giusto? No, sei un guscio vuoto. Proprio come me. Infatti... ma tu sei cara, vero? Siamo inseparabili dopo tutti questi anni. Ascolta, ho un piano per diventare onnipotente. Persino più forte di te e la tua anima rubata. Distruggiamo tutto in questo squallido mondo. Tutti e tutte in questi inutili ricordi. Finché non resterà altro che polvere. Wow! Ha detto è una splendida idea? Ma chi è che l'ha detto? Cara, cioè noi o... Flawi, cosa? Oh, cielo! Hanno cambiato quindi anche il... anche l'audio del file. Oh mio Dio! Santo cielo. Aspetta. Io ho visto uno che... eccola! Infatti uno mi ha detto, guarda... lo sai che se guardi tra i cespugli c'è la telecamera quando arrivi, quando esci dalle rovine? Ho visto un video per conferma ed infatti è vero. Bene. Allora, noi qui ora possiamo vedere Sans che arriva, no? Se non sbaglio possiamo anche fermarci per vedere Sans che non scompare subito. Ecco, infatti, sì. Cammina. Ma non è un grande problema. Giusto per... così. Per vederlo meglio. Eccolo qua che arriva. Non sai come salutare un nuovo amico? Girati e stringimi la mano. Che burlone, Sans. Sì, ancora scherzi tu. Il trucco del cuscino scorreggione è sempre divertente. Dovresti ridere ora. O cambiare espressione almeno. Cavolo, donna, sai davvero come sceglierli, eh? Ok, va bene.
ognuno ha il proprio senso dell'umorismo. Sono Sans, Sans lo scheletro. In realtà io ora sarei di guardia per controllare se passano umani, ma sai com'è. Non mi interessa molto catturare la gente. Invece mio fratello Papyrus, lui sì che è un fanatico della caccia all'umano. Ehi, guarda un po'. Credo che quello laggiù sia lui. Ho un'idea, attraversa questo ponte sbarrato. Sì, passa pure. Il fratello ha messo le sbarre un po' troppo distanti. Veloce, vedete quella lampada di forma convenientemente adattata. Ok, puoi anche rimanere lì se vuoi. Ecco, questa volta è diverso il dialogo. Sans, allora l'hai trovato un umano? Sì. Davvero? Wowee, allora direi che la questione è risolta. Finita. Ha funzionato? A quanto pare. Voglio rimanere a fissarti, sì. Va bene, e niente, la lampada qui rimane così. Vado un pochino avanti perché, non c'è molto da far vedere se non in questo primo episodio della Genocide. Dovrei continuare a fingermi un umano. Ecco. Ora, quando andiamo a salvare, ci dice il counter dei mostri rimasti. 16. So che c'è un boss segreto se non uccido nessun mostro. E prima anche dell'incontro con Papyrus. Che è Glide, se non erro. Si è girato all'ultimo. In realtà per affrontare il boss finale basta girare nel punto dove si trova per ben 3 minuti. Sans, quando arriva l'essere umano, voglio prepararmi al meglio. O almeno non al peggio. Ma non è un solo vestito? Sì, però potrei mettermi un po' di gel. Oh, giusto, buona idea. Senti, perché non dai un'occhiata laggiù? Eccomi. Oddio, loro saranno quelli che mi dispiacerà di più uccidere in questa run. Sans, oh mio Dio! Mi gira la testa. Cos'è quella cosa più avanti? Osserva. Oh mio Dio! Perché mi hai chiesto di guardare un sasso? Cosa c'è davanti al sasso? Oh mio Dio! Non ho più pari di idea di cosa sia. Beh, non è un sasso. Non è un sasso? Oh no. Allora, andando per esplosione, si tratta di un essere umano! Umano! Preparati per giochi, per competizioni, pericoli, rompicapi, salti, acrobazie, essere catturati ed altre attività divertenti. Ci saranno dei rinfreschi, se ne avrai il coraggio. E non hai nemmeno battuto ciglio, eh? No, esattamente. Ok. Ma c'è il cagnaccio qui. Sì, io mi muovo. Tranquillo che mi muovo. Cantolà, che bel nome che hai. E invece non mi muovo. Wow, solo 2 hit, mamma mia, poverino. Mi dispiace molto per lui. Allora, prima di fare tutto, vado appunto a sfidare il boss. Sei un pigrone, sei rimasto a sonnecchiare tutta la notte. Credo che quello si chiami dormire. Totte scuse. Buongiorno. Oh, arriva Romano. Per fermarti, io e mio fratello abbiamo ideato alcuni puzzle. Credo che troverai il puzzle qui presente alquanto elettrizzante. Perché vedi, questo è l'invisibile. Forse stai avendo uno shock culturale. Vedi, da dove provengo è una dolce tradizione soffrire passando orribili puzzle senza motivo. Quindi. Torna all'indietro e. Ah, perché non possiamo avere un umano che ami puzzle? Faresti felice mio fratello se solo tu stessi al gioco. Come vedete, infatti, non c'è bisogno di fare nessun puzzle in questa Genocide, se fatta bene, insomma. Allora, vediamo un po' di andare avanti, perché appunto voglio arrivare a fare un boss segreto in questo episodio. Umano, spero che tu abbia la mente pronta per. Sans, dov'è Puzzle? È lì, per terra. Credimi, non esiste che possa saltare questo. Sans, non gli ha fatto niente! Ops, lo sapevo che avrei dovuto usare gli anagrammi. Che gli anagrammi? Finalmente qualcosa su cui andiamo d'accordo. Senti, Sans, io ci sto provando, ma. Non ti piace cercare parole, nemmeno a me. Io leggo solo la pagina delle barzellette. Ecco qua i due coniugi. O coniugi.
Cos'è questo odore? Dov'è questo odore? Se tu sei un odore, identificati. No, grazie, vorrei solo andare avanti. Ecco quello strano odore. Mi fa venire voglia di eliminare. Vi elimino io. Aia! Devo ancora capire bene come evitarli. E uno è andato. Wow, più veloce? Diverso! Eh sì! Cattiva cagnese. Ma sei cattivissima. Lei è più debole del marito. Livello aumentato, perfetto. Ok, qua i puzzle non bisogna farli neanche per sbaglio. Tutto aperto, bene, proseguiamo. Ehi, guarda, l'essere umano, questo puzzle ti piacerà da matti. L'ha progettato il grande, ma ti pare. Sans, aiutami, continua a passare oltre i miei puzzle. Dovrebbe almeno lasciarmi rispiegare e farsi intimorire e stupito dalle mie pericolose burle. Beh, non a tutti piacciono le burle. A tutti piacciono le burle. E Undyne non odiava i puzzle. Odiava i puzzle, ma adorava le burle. Ha senso? Umano, che ne pensi? Puzzle o burle? Ok, questa è la parte in cui sei d'accordo o in disaccordo. E in base alla tua risposta, noi diciamo qualcosa di grandioso. Ecco, perché non fai questo puzzle per conto tuo? Poverino. I puzzle magari ti piacerebbero se tu li provassi. Forse. Chissà. Allora, andiamo a prendere sto coso, va? Bene. Di qua si va per la fight contro Glide. E c'è un doppio Sans. Ho letto che per fare l'incontro con Glide qui bisogna girare per qualche minuto. Ora, non ho ben chiaro se effettivamente funzioni o meno, però ho letto diverse cose contrastanti. In un video dicevano devi girare qui per un minuto, un altro video devi girare qui per 3 minuti, ma non facevano mai vedere il processo intero. Una guida online per affrontare un boss segreto, che poi alla fine ho letto essere Glide, devi girare qui 30 minuti oppure non devi affrontare nessun mostro e non devi affrontare Papyrus, insomma, non lo so, non ho la minima idea di quale di queste opzioni, di quale di questi metodi sia vero, però io nel dubbio giro per 3 minuti, per un minuto, non lo so, poi vedo se effettivamente succede qualcosa, se non succede nulla, niente, comunque sia taglio a quando incontro Glide. Comunque sia, alcuni staranno pensando, ma Andre Link, ma ti spoileri le cose prima di scoprirle o di farle? No, perché la wiki di Undertale è ben costruita e non ti spoilerà quello che dovrai fare dopo. O meglio, te lo spoilerà se tu continui a leggere, devi anche saperti regolare tu stesso. Eccolo qua, trovato. Ah, Glide ti piomba addosso, vediamo un po' quanto è forte il ragazzone qui. Oi, wow, guarda che pettorali. Sì, ce li ho un po' pronunciati perché ho un po' di mastite, ma insomma, nulla di che, eh. Oh. Non so dove guardare, se in alto o in basso, perché... Ok, sì, non ho... Oh mio Dio! Cosa? Ah! Aiuto! Wow, è forte! Quanto sono magnifico, sì. Ah, ma quelli grandi hanno lo stesso raggio di azione... Ah, ci picchia. Mi sta facendo malissimo. Sì, ok, Glide, ti scuso. Ok, lottiamo allora, dai. Bene. Scusami, per nulla fa un ollie.
Cosa? Ma che cos'è? Ah! Cioè, so cos'è un Ollie, ma non capisco Glide. Cioè, è strano come mostro. Quanto sono magnifico. Sì, no, questo grosso non lo sopporto. Mi sconfiggerà. No, non mi sconfigge. Ho solo il sintro di ragni. Ma come l'ho perso gli altri oggetti? Non pensavo di averli persi. Pensavo di averceli ancora. Che strano. Ah, l'ho posati. Ma mi sembrava di averne posati molti meno. Sì, guarda, guarda, io ti guardo. Tranquillo. Quindi bastava effettivamente girare qui dentro per 2-3 minuti e poi appariva. Quindi effettivamente basta girare. 100 PE e 140 oro. Fresca. Tra l'altro qui ho visto che uno di voi mi ha scritto nei commenti: guarda che se non colpisci nessun nome nel finale, c'è un easter egg, ma non so quale sia. È l'easter egg che si apre questa porta. E praticamente è un easter egg di Toby Fox, di lui che lavora al gioco. Non mi pare ci sia nessuno, ma ci sono alcune cose da leggere. C'è un computer. Ah, ma... Ah, pensavo non comparissero più gli occhi perché dico magari era Glide. Invece no, sono comparsi. Ok, niente, è un easter egg di Toby Fox e finisce lì. Allora, qui c'è un'altra lotta da affrontare, ma vado indietro a recuperare un po' di oggetti che ho lasciato perché... A ci picchia. Bene, ora che ho sconfitto Clyde posso dichiarare concluso il video. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.